nelle puntate precedenti. Manfredi, cosa hai fatto? Ma perché? Non era necessario, sì. Ah, ma è distrutta. Va bene, bello, cioè, che cazzo facciamo? La dobbiamo portare sta. Ora in un amico mio che fa il meccanico proprio di questa moto. Cioè, guarda qui che spettacolo. Cioè, questa Vespa era nelle stesse condizioni di quella merda lì ed è diventata così. Cioè, guarda che bella. Ci serve un magazzino da comprare. Che buon odore, eh? Ma dove cazzo siamo? Ora tu mi devi spiegare perché mi hai portato qui e non tipo a Montepulciano. Perché qui si sono svolte tante situazioni, tante guerre, tanta storia e tanto tempo. Ci fermo un vigile urbano, abbiamo dei metal detector, queste, una tenda e dei sacchi a pelo, cosa ci dice? Almeno non avevate la bomba. Ma dobbiamo attraversare il fiume? Come certo. Dove sei passato, nano? Sì. Ce l'abbiamo fatta. Un'ora e mezza che camminiamo nel nulla. È entrato fallimentare, ma non troviamo un punto dove passare. Ah. Sì, guarda qua, ma mettiamola qui la tenda, bro. La faccio perfetta. Prendo un numero uno di tenda, c'è però la zanzariera alla finestra. Piu. Arca. Non freddo, è convinto che quattro per... sono un attimo fra le montagne, però la controllo subito. Qua è sondato nel tempo un fiume. Ecco due che secco, raga. La lì non si avverte la pendenza, ma vi giuro che è così, piccio. Porco. Sì. Boh, un pezzo di ferro. No, piano, piano, piano. Che cos'è? Questa è una cappreta. Quando mai? Raga. Però quelli di prima erano pezzi di ferro, questo Gorgianus non è un pezzo di ferro. Janus Pilux. C'è un po' di casino, sto camminando perché dobbiamo andare al commissariato dei carabinieri preposto a tutti quelli che sono i beni culturali. È una giornata piena piena di camminate. Allora, fase 1 sono stato alla centrale di polizia, però mi hanno detto che loro non si occupano, la signorina che mi ha fermato all'ingresso mi ha detto guarda, noi non ci occupiamo di questa tipologia di oggetti perché si occupano soltanto di quelli che possono riportare a un proprietario. E dopo una bellissima passeggiata siamo arrivati alla regione siciliana, più particolarmente siamo alla tutela del patrimonio culturale perché dobbiamo andare a consegnare queste monete. È il momento di scoprire tutto e come funziona meglio. E naturalmente se potremmo tenerle o meno. Appena usciti ho consegnato le monete. Praticamente le monete sono state poste sotto sequestro, ma ecco, è il corretto funzionamento, ci hanno spiegato. Vi aggiorno un po'. Fortuna siamo arrivati in tempo. Le monete vanno consegnate entro le 24 ore. E quando si fa un ritrovamento del genere, poi naturalmente partono una serie di ricerche. Quindi abbiamo comunicato il posto in cui sono state rinvenute, il modo in cui sono state rinvenute. Loro le hanno ritirate e adesso faranno degli accertamenti archeologici. Noi ci auguriamo che magari queste monete possano finire in un museo. Sarebbe figo vedere una specie di targhetta tipo monete di Jumpitech e Manfredi da business maker. Ma ora devo avvisare Giampi! Business maker! Faremo un sacco di soldi! Secondo me, no. Sto aspettando Manfredi, in realtà so che è già arrivato, è tutta fiction. Pieno di novità, ma povero di monete. Sì, io ovviamente per telefono già il Manfredi mi ha anticipato, però adesso voglio raccontare per Filippo Segno cosa mi hai combinato, Simonetti. Allora, istantaneamente dopo Enzo, sì, sono andato naturalmente a informarmi perché non è che potevamo aspettare, a parte che già sapevo che comunque si devono fare le dichiarazioni entro 24 ore circa. Pausa. Posto che nei commenti ci avete blastato, dovete dichiarare monete, non potete tenerle. Raga, lo sappiamo, il video è uscito venerdì, noi avevamo già praticamente denunciato le monete, lui. Io no. È ovvio che non abbiamo inserito all'interno lo stesso video perché volevamo tagliare lì e lasciarvi con un po'. Ma a parte, ragazzi, di suspense. Non vi chiedevamo scriverci un suggerimento. Era una cosa bella per lasciarla a tutti gli altri. Vi spiego. Ma questa è la denuncia delle monete. Che sì, si sono trattenuti, tra l'altro. Non so, credi? No, allora funziona così. Vai. Le monete sono state messe sotto sequestro, perché mi hai detto così. È comunque un procedimento penale. Sequestro. No. Sequestro. Sequestro proprio? Come sequestro? Non mi piace la parola sequestro. La parola sequestro è brutta. Sotto tutela. Tutela. Sequestro non mi piace la parola sequestro. Quindi che cosa ci è stato chiesto di fare? Ho dovuto raccontare la vicenda. Certo. Raccontare dove, come, quando, bravo, perché. Per giunta non avevamo trovato un chiodo. Mi ha detto che il chiodo me lo potevo tenere. E dov'è il chiodo? Si vende a 6 euro. Si vende a 6 euro quel chiodo. Cioè. Quindi... potrebbe essere un business trovare chiodi a 6 euro. Sì. Esatto. Mi hanno spiegato appunto che queste monete vengono prima di tutto appunto sequestrate. Viene fatta un'analisi, mi guarda, fa ovviamente questo è il procedimento, per vedere se appartengono a monete
rubate da musei nel corso del tempo, ovvio, eccetera eccetera. Dopodiché vengono controllate da degli archeologi e in futuro potrebbero finire, anzi finiranno sicuramente in un museo. Che figa sta roba, cioè ragazzi, immaginate che figo. Di farci sapere dove. Sì, così almeno li prendiamo a vedere e diciamo, ci mettono una targa ritrovate da Giampitec e Manfredi Simonetti. Magari. Sarebbe molto anche, molto bello. Anche loro però, diciamo chi mi ha accolto lì, che sono stati gentilissimi, super sì, disponibili. Tra l'altro dove sarà questa denuncia? Allora, io se qualcuno dovesse emularci, ma spoiler, andate, non fatelo. Andate, oddio, se le trovate, l'importante se le trovate, è, ovviamente. Bisogna andare dai carabinieri. Carabinieri, c'è okay, un, lo leggerò da qua, c'è un dipartimento molto specifico che si chiama Comando Carabinieri Tutela, tutela del patrimonio culturale. Sono sempre operativi, mm-hmm, perché la sovrintendenza ha preso il mercoledì. Ok, ma loro sono sempre operativi. Si va lì, si racconta quello che è successo. Non so, nei commenti c'è scritto: no, non portategliele, se no vi denunciano. No, no, anzi, noi ci siamo autodenunciati. Ci siamo autodenunciati noi in realtà, perché è giusto fare così. Abbiamo trovato, raga, delle monete. Magari poi ci chiamano tra un mese, no, ve le potete tenere perché non hanno nessun valore. Non si sa. Però, comunque, l'importante è denunciare quello che trovate. Cioè, se trovate un'anfora, denunciatela ovviamente, non ve la portate a casa e la mettete come cimelio e magari la deturpate, magari quella è di un imperatore romano. In ogni caso, ripeto ragazzi, noi abbiamo fatto le ricerche in una zona non archeologica. Ovvio. Prima di tutto non archeologica. Le archeologiche anche perché sono tipo bandite dal mondo. Sì, non si, no, perché allora funziona così, importante. Se tu vai nella zona archeologica, mi hanno spiegato, e stai andando potenzialmente alla ricerca di beni archeologici. Certo. Nel nostro caso, anche perché... È come se tu andassi a rubare in quell'area praticamente. Anche perché... Ho visto le riprese, cioè si vede che noi siamo lì a cercare cose di base. Ovvio. Comunque ci hanno detto che è un bel gesto ed è molto bello portare, anche se voi avete qualcosa magari e non lo sapete, segnatela, perché comunque ne possono soffrire tutti. Bello. Ed è una cosa bella per l'arte, per la storia, per l'archeologia, soprattutto qua in Sicilia, che c'è tanto 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 da scoprire. Sì. Se invece volete andare a caccia di tesori, basta che voi diventiate archeologi, chiedete i permessi per gli scavi che vi vengono concessi secondo la vostra laurea e il vostro cosa, e poi col metal detector però bisogna potete andare. Infatti non è che io diventare archeologo, io sì, pronto, da domani faccio un buco, no, in città. Laureate in archeologia. Oh, con il metal detector, magari quelli buoni, non quelli nostri, sì, andate alla ricerca di tesori. Però sì, sì, si può fare. L'importante comunque, se trovate qualcosa di interesse storico, il messaggio che vogliamo far passare è di seguire tutto l'iter corretto. Vi ricordo che quello che volete in Business Maker, sì, è tutto realtà, non c'è niente di finzione, però un minimo recitiamo. È ovvio che se troviamo delle monete sappiamo che non possiamo tenercele noi, ci mancherebbe altro. Però siamo qui perché forse abbiamo un compito importante. Ci aspetta quel tizio lì, mi ha detto. Dobbiamo andare ai beni culturali per raccontare questa cosa, quindi speriamo di riuscire a ottenere un'intervista. Sì, ci proviamo. Ci proviamo. Naturalmente siamo arrivati così. Così. Tipo, voi avete visto la puntata venerdì, per noi è sabato. Sì, esatto. Beh, capito? Cioè, vabbè. Il giorno dopo. Va bene. Quindi andiamo, speriamo di ottenere questa intervista, ci vediamo tra poco. Pium! Raga, allora, siamo appena stati all'assessore dei beni culturali. Sì. Negli uffici qui del comune di Palermo, della regione. Tutto allora, corre siccome veloce. Tutto corre veloce, esatto. Noi abbiamo fatto la denuncia, abbiamo fatto tutto quello che era giusto da fare, visto che abbiamo trovato queste monete. Noi siamo adesso a posto col mondo. Le monete non le abbiamo più perché, appunto, avete visto dalle clip di Manfredi che le ha lasciate, sono state sequestrate, tra virgolette, ma comunque trattenute per fare gli studi che debbano fare. E poi siamo andati tramite un amico, si può dire, all'assessore dei beni culturali perché gli abbiamo raccontato questa cosa e volevamo fare un'intervista. E l'intervista non ce la poteva rilasciare per motivi sempre istituzionali, però è stato super gentile, ci ha fatto i complimenti, abbiamo raccontato tutto quello che abbiamo fatto e lui ci ha detto che l'iter era corretto. Cosa abbiamo imparato? Allora, intanto il metal detector è una passione. È una passione, esatto. Non lo faremo più noi intanto perché non ci traiamo un guadagno vero e proprio, perché se anche dovessimo trovare un qualcosa di valore, e comunque noi facendoci dei video, non possiamo tenerci queste cose di valore per noi, perché, ma perché l'iter abbiamo... corretto è quello di denunciare se trovate un qualcosa di estremo, se trovate una pepita d'oro, penso che voi lo dobbiate denunciare. Esatto. A meno che non vorrete incorrere in sanzioni e in guai. Ma uno nei direct mi ha detto: ah, le monete, se volete me le potete vendere in nero. Io, Fra, ti vendo le monete in nero, sì. Non si fa. Al massimo possiamo trovarci 10 euro ogni tanto a Mondello. Ma quelli non vanno di cara, quelli non vanno di cara. Allora, la cosa bella è che quindi abbiamo imparato come il metal detecting sia una passione e come quanto sia importante dare. È ovvio, ragazzi, che se noi troviamo delle monete all'interno della puntata non le terremmo mai. Mai, ma ovvio. Ma perché è anche bello in realtà raccontare tutto l'iter che c'è dopo il ritrovamento. Ma cioè, è bello questo anche. Cioè, noi facciamo questi video per raccontare l'esperienza che abbiamo fatto e per raccontare tutto quello che c'è da fare e delle cose che facciamo quotidianamente.
quotidianamente. Quindi giustamente mi hanno detto al nucleo dei carabinieri che si occupa della prevenzione dei beni archeologici, mi hanno detto quanto è bello sapere che un domani queste cose saranno fruibili per tutti, mentre c'è chi le ha alle casa o le vende in nero e se le tiene da sole nascoste per sé. Cioè sono patrimonio per tutti. Guardate caso qualcuno trova, che ne so, è sottoterra perché una statua, un'anfora. È bello che tutti poi usufruiscono di quel bene, è figo. I musei, se tutti la pensassero in questo modo, non esisterebbero. A questo punto, per fare business, dobbiamo vendere il metal detector. Qualcuno vuole il metal detector? Vale. Ma possiamo venderlo a loro. No. Metteremo in vendita a 50 euro. Diciamo a Enzo, lo mettiamo là. Vediamo chi te lo compra. Se lo comprano subito, sì. Lo trovate da Enzo a partire da lunedì in poi. Quindi, riepilogando, basta metal detector, le monete le abbiamo consegnate, abbiamo fatto tutto l'iter che c'era da fare per il ritrovamento, basta, adesso proseguiamo, abbiamo da fare la macchina, la moto, un sacco di robe. Approfitto, siccome ci chiedete sempre le tasse, vi do la risposta. Ogni video rappresenta una settimana, anche se a volte usciamo ogni due. Le tasse si pagano dopo un anno, fra 52 settimane, ancora ne abbiamo 12. Ma ora, al di là di questo, le tasse, lui, possiamo dire questa cosa, out business maker. Se due persone iniziassero da zero e iniziassero a guadagnare tanti soldi, è normale che debbano aprire una partita IVA o debbano dichiarare determinate cose. Manfredi, delle società, io ho la mia società. Quindi quando compriamo delle cose e riceviamo dei soldi, è chiaro che noi poi alla fine degli anni dichiariamo con le nostre società. Non esiste la società business maker, perché Manfredi le abbiamo già. Sarebbe stupido andarsi a aprire un'ulteriore società, un'ulteriore partita IVA, un'ulteriore cosa per andarci a pagare. No, ma loro me lo chiedevano in generale, cioè me lo chiedevano tipo... No, ovvio, questi soldi se uno fa dei guadagni, se supera uno 5.000 euro l'anno, raga, vanno dichiarati. Ci sono i commercialisti per questo. Lo scoprirete fra 12 puntate. Che fra 12 puntate? 52 settimane, 52 puntate. Vabbè, comunque, quella è. Raga, eccoci qua, siamo in una macchina in Business Maker che ci hanno sapientemente prestato. Dobbiamo farci benzina, è un prestito a gratis, ottimo. Tra l'altro lo stesso tizio con cui abbiamo portato i vestiti, ti ricordi quando hai perso i monopattini? Ma siamo qui, raga, perché siamo andati a ritirare la Vespa. Cioè, guardate qui che storia, tutti i pezzi della Vespa pronti per essere portati dal carrozziere, per essere verniciati. La Vespa spogliata nudo, molto bello. E quindi adesso stiamo andando da Enzo. Perché stiamo andando da Enzo? Stiamo andando da Enzo perché mi ha detto che ci sono venute altre cose. Ah vabbè, ok, quindi andiamo a fare un attimo di monetizzazione. Sì. Perché adesso dobbiamo fare un'uscizzazione. Sì, ah, aspetta, dov'è la lista dei cose da comprare della Vespa? Che la leggo. Prego, dimmi che non l'hai buttata. Non lo so che cosa fa. Non è possibile. Accidenti a me. Dai. L'avrò. Aspetta, sento un po' io. Questo non è... Cioè, allora, ci avevamo dato una lista scritta a penna con tutti i pezzi da acquistare. Alla non tecnologia. Eccolo, attento. Ok. C'era un Maserati grecale dietro che sta facendo brutto. Allora, questi sono tutti i pezzi da comprare. Abbiamo ammortizzatori anteriori più gommini, ganasce anteriori, quattro frecce complete, scarpette cavalletto, addirittura plastica rossa stop, ammortizzatori posteriori, faro anteriore, manopole comandi, kit serrature, ovviamente, cuffia carburante, leve comandi in plastica, telaio serratura bauletti, scritte una Vespa e un bauletto SX, quindi servono le scritte Piaggio proprio, Vespa, non lo so, bordo scudo, gommini, pedale del freno. Siamo nella ufficialmente. Sono un sacco di cose, tranne che non costano 2 euro l'uno, non la vedo. Se mi sa che sembrano. Non penso costino 2 euro l'uno. Sì. Ed è subito AliExpress. Sì. Noi la cosa bella è che il meccanico fa: oh, ragazzi, raccomando, prendete tutte cose originali. Manfredi AliExpress. È stato un. Comunque nei commenti posso dire che tutti ci hanno detto che l'investimento non è stato top. Perché guadagni. Diventerà così! Come quella! Ah. Comunque andiamo da Enzo, vediamo che è successo, perché cosa servono soldi, raga. Manfredi ha trovato. Tu mi devi dire, non è scherma intanto, questa è bella dura. Vediamo. Ma non è affilata, è una merda, è un giocattolo. 10 euro, Manfred, te la faccio regalare da Enzo? No, non basta. No, basta spade. Manfred. Bello. Questa colonna sonora, ti devo dire che io me ne devo andare. No. Ho un impegno che non posso rimandare, Manfredi. E poi forse lo spiegherò anche a loro di Business Maker un giorno, perché me ne sto andando. Ma non sarà questo il giorno. È una canzone triste perché me ne sto andando. Sì. Però continuerei tu. No, ragazzi, devo andare a fare una cosa. Avevo un appuntamento alle 12, solo che me l'hanno spostato alle 16.30. Sono le 16 ed è un po' lontanuccio, quindi per cui... E non posso rimandare, tra l'altro. Non
Freddy, l'uomo dalle mille abilità. Ed è così che adesso ti lascio il futuro di Business Maker, ovvero portare una Vespa da un carrozziere. Fai vedere anche la macchina e mi manderei una foto della macchina. Anche perché oggi verniciano. Oggi verniciano. Poi vi diremo anche una cosa bella. Però prima devo comprare i biglietti. Allora, io me ne sto andando perché ho un appuntamento che non posso rimandare. Ti lascio nelle grinfie di Manfredi. Io ho fatto corse da morire, ho fatto che sono accelerato. No, non ti preoccupare, ti lascio nelle grinfie di Manfredi. Va bene? Ok. Mi ha abbandonato da solo, ma Enzo è arrivato. Io l'ho visto fuori, già infatti ti sto preparando qua. Mi sta preparando le nuove cose vendute. Intanto ti aggiorno, le monete le abbiamo consegnate al comando di polizia, sì, che si occupa dei beni di cultura. Ci hanno un po' spiegato, li hanno loro e naturalmente resteranno loro, ma forse finiranno in un museo. Abbiamo messo complimenti ovunque, la sai? Alla fine... Perché non sono tutti che fanno come facciamo noi. Devo portare la moto dal carrozziere. Ah, perfetto, quindi un passo già avanti con la moto. Ah, si sta stampando lì. Io il fatto che è il museo, poi ti ricordi le radio, quelle proiettatrici di blu? Sì. Io non so se farò anche la stessa cosa con quelle, anche quelle sono vendibili. Quelle sono vendibili, però sì. Se troviamo un museo in linea, un museo che ce li possiamo godere tutti. Allora, abbiamo venduto quadro piccolo, comodino fino a 800, bigiotteria, altri 20 pezzi, sì, un orologio vintage, 4 poltroncine e una vetrina, per un totale di 1190. Quindi, se i calcoli non mi sono errati, Rand aggiunge 595 euro al budget. Piano piano si stanno continuando a vendere tutte cose. Adesso devo scappare, sì, poi vedrai la Vespa finita. Cioè, ok. Quindi, Jumpy non lo vedrai, lo vedrete voi prima di Jumpy. Per prima cosa portiamo al nostro tappezziere di fiducia la sella, perché è il momento di farla tornare nuova. Guardate qua, che meraviglia. Ecco, lei riprenderà vita anche lei. No, ma questa è bellissima, è fatta benissimo. Quindi anche questa più o meno sarà... Alla mia, no? Bellissima. Sono su una Jeep con Otello. Perché su una Jeep? Non ho una Jeep. Abbiamo noleggiato una Jeep. Come Otto doveva spiegare delle cose in giro per l'Italia. In giro. E io ho detto, ehi, noleggiamo la Jeep, così dividiamo i costi e così business makeriamo in giro per l'Italia. Quindi, direzione sconosciuta ma fuori dalla Sicilia. Sono partito, è un bellissimo... Che giorno è oggi? Mercoledì. Mercoledì, è un bellissimo mercoledì. E sto andando in viaggio, sono le 12:26. Ma dobbiamo anche sapere quando usciremo dalla Sicilia. Infatti ci teniamo aggiornati perché ora devo riguidare, quindi non uso il telefono mentre guido. Bravo. Tu non lo sai, Ott, ma io ho un déjà vu. Questo punto, qui, proprio qua. E qua c'è il camper, là c'è il camionista che parla. È notte e noi stavamo per partire verso l'ignoto. E ora riprendere cose da mangiare. Tipo... Almeno due di queste. Io l'ho portata una bottiglia, Due di queste. Almeno due di queste. Oh no, stiamo andando nelle zone segrete della nave. Sotto terra. All'inferno. No, siamo giunti su una nave. Ciao Sicilia, è il momento di intraprendere questa attraversata verso la Calabria. Per la Calabria, verso l'Italia. E siamo giunti sulla nave. Oh, oh. Voglio andare là. No, non posso. Non puoi, se no non ti alzi più. No, muoio. Giovani condottieri di Business Maker, stiamo affrontando il mare per giungere dall'altra parte dello stivale. Raga, e mentre Manfredi è in giro, in barca, in nave, sta attraversando lo stretto per raggiungere mete sconosciute, io ho appena fatto i biglietti per un luogo, andremo in una città d'Italia in cui non siamo mai stati lato business maker, dove andremo a fare probabilmente degli affari. Quindi ho preso i biglietti, partirò domani per voi, per me probabilmente già sarò tornato, quindi domani si parte e non vedo l'ora di esportare il linguaggio e gli affari di business maker in giro per l'Italia, perché come vi avevamo promesso in questa stagione si partirà spesso e si andrà a cercare il business anche al di fuori dei confini siciliani. Quindi, miei cari ragazzi, si parte nella prossima puntata. Continua ad essere, noi camminiamo verde, sembra okay, the fog, okay. E con questo mare siamo giunti anche a Salerno, perché alle mie spalle c'è un negozio dell'usato. Potevamo farci mancare Salerno in questo viaggio? No, perché il mio obiettivo è di girare in Italia alla ricerca di qualche cosa di particolare. Quindi entriamo subito e andiamo a vedere.
questo mondo che ci aspetta, bisogna scoprirlo.